Ciao a tutti ragazzi, buonasera, siamo qui in spiaggia, siamo venuti a testare nuove canne Colmich, ne abbiamo già parlato in ditta, oggi le stiamo provando per avere le sensazioni nuove di questi nuovi materiali. Siamo qui a Montalto di Castro, il mare è discreto, speravamo in una scaduta ma il mare è morto ieri sera, quindi è praticamente piatto, c'è solo un po' d'onda, la speranza è di tirar fuori qualche sparide, qualche orata e qualche marmora. Poi sarà Nettuno che deciderà come andrà la serata. Adesso cerchiamo di dare qualche piccolo consiglio tecnico sulla base di quello che è il surf casting, cioè l'impianto pescante che tiriamo in acqua, cioè il trave. Bene, allora, come detto, prepariamo questo trave, il più classico dei travi del surf casting, un paternoster, un trave che possiamo usare praticamente in qualsiasi situazione, poi gli altri travi sono una derivazione di questo trave. Paternoster è un trave a due ami, a due braccioli, in questo caso facciamo un trave pesante perché stiamo pescando con canne pesanti, questo è uno 0,70, preferisco usare fili piuttosto pesanti quando peschiamo a lunga distanza, proprio per evitare spiacevoli rotture. Cosa ci serve? Ci servono delle girelle, le nostre girelle, io per comodità ho la mia scatolina con tutto quanto già pronto, delle perline, un moschettone che andiamo a recuperare da questo trave perché ovviamente questa volta in spiaggia mi sono dimenticato i moschettoni, e un comunissimo filo da legature, quello che si usa per legare gli anelli dalle canne. Una piccolo trucco è questo tubetto termorestringente, mo adesso vedremo come si usa. Innanzitutto cominciamo a mettere delle girelle adeguate, scegliamo delle girelle adatte a un trave abbastanza pesante, probabilmente vi sembreranno piccole, in realtà non lo sono, considerate che una girella più è piccola e più gira bene e scarica le torsioni, oggi con i nuovi materiali questi girelli reggono carichi impensabili, e quindi quattro belle perline. Cominciamo con la realizzazione. Prima perlina, girella, seconda perlina, un'altra perlina, girella e la sua seconda perlina. Ecco qua. Questo è quello che dobbiamo avere sul filo, sono i due snodi a cui verranno attaccati i braccioli. Adesso ovviamente sono liberi, successivamente li andremo a bloccare con dei nodini di stop. Adesso andiamo a vedere come usare questo, il nostro tubetto termorestringente. Lo scaldiamo qua, lo tiriamo un pochettino e poi lo bagniamo. Quando si fredda avremo una cosa del genere. Tagliamo. Uno. E due. Questo è anche troppo lungo. Abbiamo questi due piccoli cappuccetti che adesso vedrete a cosa serviranno. Prendiamo il primo di questi pezzettini di termorestringente e lo inseriamo nel filo. Andiamo a fare un classico nodo, una classica cappiola a due giri. Bagniamo sempre, tagliamo a circa un millimetro e mezzo dal nodo. E adesso andiamo ad inserire questo, una leggera scaldata. Ed ecco che abbiamo isolato il nodo in modo che il bracciolo abbia meno appigli possibili per intricarsi durante il lancio o durante l'azione di pesca. A questo punto scegliamo la lunghezza del trave, personalmente sono per travi abbastanza lunghi, 2,20 m, 2,10 m, così. Tagliamo e andiamo a inserire il secondo pezzettino di termorestringente. Prendiamo il nostro moschettone e andiamo a fare il nodo, questo è un clinch, riportato, 4 giri a salire e 4 a scendere. Inseriamo, bagniamo e assucchiamo il nodo. Attenzione, non tiriamo violentemente così quando stringiamo un clinch, ma tenendo in tensione facciamo scorrere le spire una sull'altra, dopodiché ecco, assucchiamo il nodo. Ecco fatto. Tagliamo il baffo, qui lasciamo un po' di più, lasciamo un centimetro circa. Ora come vedete
se noi lasciassimo il nodo in questa maniera, questo baffo potrebbe dar fastidio sempre per quanto riguarda il bracciolo basso, che potrebbe andare a intricarsi su questo spunzone di nylon. Ci viene in aiuto il nostro tubetto termorestringente. Ecco qua, un'altra scaldatina. Ed ecco che abbiamo isolato anche questo nodo. Il nostro trave è quasi completo, resta solo da fare, da bloccare i due snodi. Filo da legature. Il nodo da fare è un uni, quindi una volta, e poi giriamo prendendo sia il filo della legatura sia il filo del trave. 2, 3, 4, 5, 6, 7 va più che bene. Attenzione a tirare questo nodo qui lentamente, bagniamo, va benissimo a questa distanza, e tiriamo. Portiamo a battuta la perlina girella, come vedete qui non scorre, e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Adesso andiamo ad avvicinare l'altro stop alla perlina, lasciando una situazione del genere. Vedete? Tiriamo e tagliamo i baffi. Abbiamo realizzato lo snodo. Eccolo qua, dove attaccheremo il nostro bracciolo. È bloccato dai due nodini, lo tengo una battuta ed è libero di girare sui due assi. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte e il trave è pronto. Parliamo questa sera della Primera, la 4,50 m con un casting di 80-180. L'avevamo già avuta per le mani in ditta e oggi ne parliamo dopo averla provata e fra l'altro aver poco fa pescato una bella razza. Una canna molto molto particolare, un top di gamma per il semplice motivo che utilizza dei carbonio ad alto modulo, canna con un'azione parabolica non difficilissima da lanciare, ma molto reattiva e molto sensibile sul pesce. Il pesce che ho poco fa preso sarà stato più di un chilo, eppure l'ha lavorato tranquillamente, grazie anche al merito di questo mulinello, il Canberra. Mulinello molto molto buono, imbobinato con dello 0,23 dell'onda 1000. 300 metri, come vedete la bobina è perfettamente imbobinata e perfettamente piena. Questa canna ha di particolare che è molto leggera, ma nonostante tutto ha un casting elevato e ha delle performance meravigliose. Questa è l'Ardesia 80-160, lunga 4,5 m, che fra l'altro canna che ho utilizzato al mondiale di quest'anno, con diciamo buoni risultati individuali anche se non di squadra.
sto utilizzando un nuovo mulinello di casa Kolmich, il Black Oak, meraviglioso come imbobinamento, a spire incrociate, è un mulinello veramente fantastico, recupera l'esca e il piombo senza veramente fare nessuna fatica. Questa è la nuova 07, prodotto che fino a pochi anni fa c'era solo per il mercato spagnolo, da quest'anno sarà venduta anche in Italia. E questa non è la veste definitiva, il colore è cangiante, ma la scritta 07 rimarrà di questi colori, il resto della struttura sarà bianca. È una 4,60 m con un casting 100-250 grammi. L'ho provata per la prima volta questa sera, io che ero un fautore della National Pro, devo dire che me ne sono innamorato. Ha una facilità di lancio e una distanza di lancio che non pensavo fosse possibile per una canna da pesca. Ho imbobinato uno 016 Onda 1000 e nonostante ciò sono arrivato a far uscire metri di filo che non mi era mai capitato prima di uscire. Canna eccezionale, la sto tirando in side molto angolato e mi sta dando delle distanze che non speravo assolutamente per una canna da pesca. Meravigliosa, leggerissima, l'evoluzione probabilmente della precedente 07, canna che è al top di gamma come tutto, come tipo di carbonio, si vede anche qui dal rinforzo, la trama. Questa è la vetta della 07, guardate quant'è sottile, guardate la sensibilità muovendo il filo, eppure nonostante ciò permette di lanciare zavorre di 250 grammi grazie a questo innesto, dove c'è l'innesto della vetta in carbonio pieno sul carbonio conico. È un brevetto, diciamo, di casa Kolmich. Altra novità di casa Kolmich, la Furiosa, una canna di 4,20 m con un casting di 100-200. Prodotto ottimo, non esorbitante come prezzo, ma dalle caratteristiche veramente eccezionale. Utilizzato con un mulinello Black Oak, mulinello che è veramente fantastico, notate anche questa piccola accortezza. Qui di lato, non so se si riesce a vedere, c'è una spugnetta che impedisce al filo di andare sotto la bobina, una cosa molto intelligente e molto comoda. In bobina spire incrociate, canna diciamo performante, perché permette di fare tutti i tipi di pesca, è una canna più gestibile, lunga 4,20 m, che permette di fare lanci sia angolati, e l'ho tirata anche in side, non ho provato ancora il ground, dopo ci proverò. È una canna, anche questa, noterete, vi faccio vedere la cima, con un vettino riportato, in questo caso bianco, estremamente sensibile. Questo permette di vedere le tocche dei pesci anche più smaliziati, nonostante permetta di lanciare zavorre importanti. Il fatto della lunghezza di 4,20 m è una decisione della ditta di farla in questa lunghezza, perché ci sono gli amanti delle canne lunghe, ma anche gli amanti delle canne più corte, diciamo 4,20 m. Molti pensano che 30 cm su una lunghezza di una canna non siano nulla, e invece può rendere difficoltoso il lancio a una persona magari non molto esperta e che non abbia una buona tecnica di lancio. Tutte le canne di casa Kolmich sono dotate di un segno che permette il perfetto allineamento della canna. Questo fa sì che uno non debba guardare gli anelli per indirizzare la canna rispetto al mulinello, ma è molto più veloce e più pratico il montaggio per questa cosa. Canna sui 15 metri con il cannolicchio a cercare una bella spigola e probabilmente è proprio quella che ha mangiato. Invece no, è un serpentone. Incredibile, un bel dronco a 20 metri. Guardate come gira, il tipico movimento del dronco per cercare di strappare l'esca. Eccolo. Hop. Ecco, ha mangiato sulla sarda che era montata alta, abbiamo visto prima
l'innesco, sarda sopra e cannolicchio sotto, e lui è venuto a mangiare sotto riva, e ovviamente fra sarda e cannolicchio ha preferito la sarda. Bel pesce, veramente un bel pesce, un pesce divertente, che adesso ovviamente libereremo. Bene, abbiamo fatto questa pescata stasera, cercavo di insediare un tipo di pesci che non sono arrivati, per fortuna ne sono arrivati altri, anche molto interessanti come avete visto anche i nuovi arrivi di Casa Kolmich, le nostre nuove canne veramente eccezionali, qualche piccola pillola di tecnica, spero vi siate divertiti, un saluto da Andrea Municchi e da Gianluca Kaufmann, alla prossima!